Eccoci ritornati, appunto come vi dicevo pochi minuti fa, in occasione delle celebrazioni mondiali per i 300 anni della massoneria verrà organizzata a Bologna questa domenica 25 di giugno alle 10.30 nella Sala della Cultura in Palazzo Pepoli un incontro aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Sarà un convegno che racconterà tre secoli di vita moderna della libera muratoria in tutto il mondo. Tra i tanti relatori, i lavori saranno introdotti da Mario Martelli, il presidente circoscrizionale dei maestri venerabili dell'Emilia-Romagna, a cui do il buongiorno. Buongiorno Martelli. Buongiorno a lei. Dunque, la prima domanda che vorrei farle è, Martelli, lei è un maestro venerabile, esattamente che cos'è un maestro venerabile? Io non sono un maestro venerabile, sono un ex maestro venerabile. E oggi sono il presidente dei maestri venerabili dell'Emilia Romagna, cioè di tutti i maestri venerabili delle logge emiliano romagnole. Il maestro venerabile altro non è che un primus inter pares nella massoneria che guida l'officina, cioè la loggia. E quante sono le logge a Bologna in Emilia Romagna? Allora, in Emilia Romagna sono 42 officine e a Bologna sono 13. Quante persone ci sono iscritte a Bologna? Ci sono anche giovani che chiedono di iscriversi, di associarsi? Sì, allora in tutta l'Emilia Romagna siamo circa 1200, Bologna copre, essendo la provincia più grossa, il capoluogo di regione, copre circa la metà come numero di iscritti. Abbiamo moltissime richieste di giovani, anche 19, 20, 21, 22 anni, che teniamo ferme in attesa che la persona maturi meglio la propria decisione. E la decisione di diventare, appunto, di entrare a far parte della massoneria, perché? Perché si decide di diventare massoni? Beh, perché in un mondo che ormai diventa privo di punti di riferimento, in grave crisi, non solo economica, i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza che vengono propugnati dalla massoneria universale penso che siano utilissimi per il bene comune, per la crescita di un uomo diverso in grado di migliorarsi e di migliorare la società. Attualmente la massoneria è segreta o è riservata? Non è assolutamente segreta, è riservata al pari di quanto sono riservati i partiti politici, i sindacati, le bocciofile, i circoli culturali o i circoli di service tipo Rotary, Lions, eccetera. I nomi degli iscritti sono a disposizione di tutte le autorità che ne facciano legittima richiesta. E per questo motivo quindi vi potete anche aprire alla città? Per questo motivo ci possiamo aprire alla città, metterci la faccia, i nostri indirizzi e le nostre sedi sono sul sito internet, i numerosissimi convegni che vengono svolti settimanalmente in tutta Italia, anche in contemporanea molto spesso, sono tutti visibili sul sito internet della massoneria del Grande Oriente d'Italia. Dunque, Claudio Fava, pochi giorni fa vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, ha presentato una proposta di legge per vietare ai magistrati, alle forze di polizia, alle forze armate di appartenere ad associazioni massoniche, pena la decadenza, e prevedere che i parlamentari dipendenti pubblici facciano una dichiarazione sulle loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche. Quindi la massoneria è ancora uno strumento di potere. La massoneria non è uno strumento di potere, la massoneria viene spesso agitata da altri per coprire i propri fantasmi. La proposta dell'onorevole Fava riecheggia molto molto beceramente quella che fu la proposta, anzi la legge liberticida fascista del 1924 contro cui tuonò Gramsci nell'unico suo discorso in Parlamento. Gramsci, che era un fiero avversario della massoneria perché la vedeva comunque come una pericolosa scuola di pensiero della borghesia, però affermò nell'unico suo discorso in Parlamento che quella legge sarebbe stata fortemente liberticida.
Invece un altro accostamento che viene spesso fatto è quello fra mafia e massoneria, perché per esempio anche il presidente di Libera, Don Ciotti, lo scorso 21 marzo a Locri, durante la giornata della memoria delle vittime della mafia, ha detto: "Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere quella Calabria che non accetta di essere identificata con l'andrangheta, la massoneria e la corruzione". Ma non stiamo più parlando della P2, ma nella massoneria ci sono ancora dei problemi. Guardi, la lettera di Don Ciotti, a seguito di una lettera del nostro venerabilissimo Gran Maestro Stefano Bisi, è stata, per quanto riguarda i GOI, utilizziamo il termine rettificata, vale a dire che Don Ciotti ha scritto espressamente al GOI, e la lettera è pubblicata sul nostro sito internet, è stata pubblicata anche su dei giornali e su dei quotidiani a tiratura nazionale. Dicendo Don Ciotti che non si riferiva alla massoneria del GOI, si riferiva eventualmente alla massoneria deviata. Vede, il problema è un altro. Il problema è che in Italia non esiste una legge sulle associazioni. Quindi chiunque decida di riunirsi e di darsi il nome massoneria, come di darsi il nome Rotary o il nome Lions, se intende, anche non essendo affiliato all'Lions internazionale o alla massoneria, alle logge regolari della massoneria, lo può fare. E lo può fare anche per coprire eventualmente proprie malefatte. Queste sono estranee alla massoneria del GOI, che in tutte le inchieste su mafia non hanno mai visto un proprio iscritto condannato per questi motivi. E se per caso la responsabilità personale, la responsabilità penale personale ci fosse una situazione di questo genere, la massoneria sospende immediatamente la persona. Allora, Martelli, le chiedo di ricordare ai nostri ascoltatori dove e quando sarà l'evento, appunto durante il quale vi aprirete alla cittadinanza a questo weekend. Noi saremo a Palazzo Pepoli, il Museo della Città, la Sala della Cultura, via Castiglione 8, l'ingresso è libero, noi non ci sono particolari formalità fino a capienza naturalmente della sala. Il Museo della Città e la Sala della Cultura, perché la Sala della Cultura è la sala dedicata alle donne che hanno reso famosa Bologna nel mondo della cultura e nel mondo. Bene, anche se la massoneria del Grande Oriente d'Italia non accetta le donne, questa è la dimostrazione che le rispettiamo e che ne ammiriamo il ruolo culturale e di traino della società di un tempo così come oggi. Non accetta le donne nel senso che non possono Non iscriversi. accetta le donne nel senso che non si possono iscrivere alla massoneria del Grande Oriente d'Italia, ma ci sono obbedienze massoniche esclusivamente femminili e altre obbedienze massoniche regolari. Esclusivamente, oltre a quelle maschili, anche quelle miste. Grazie mille Mario Martelli. Grazie a lei, buon lavoro. Altrettanto.